Ma che cosa prova, mamma? Perché? Perché non ne hai il Flor. Mi lasci in pace, signor Federico, me ne andrò. Lascerò tranquillo lei e la sua fidanzata e non mi vedrà più in tutta la sua vita. Sposerà Delfina e mi chiederete di restare insieme anche se non mi amate. E noi non ci rivedremo mai più, glielo giuro, mai più. Me ne vado. Amorte sogno en tantos sueños, si estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será, y así será. Quanti baci. Non dovevo. Eri tu. Nel mio cuore ho sempre saputo che eri tu. Beh, in realtà io non volevo passare per un'altra persona. Forse ti sei confuso con... Meno male che non mi sono confuso, meno male. Sì! Flor, come ho potuto essere così cieco da negarlo a me stesso per tutto questo tempo? Per papà non si vede quello che non si vuole vedere. Io invece voglio vedere. Voglio vedere, Flor. Voglio vedere sempre. Voglio vedere. Voglio vedere. Ho l'opportunità di essere felice finalmente. Insieme a te. E io insieme a te, signor Freeze. Ti dimostrerò che non sono per niente freddo. Non offenderti, ma ce ne vuole per scongelarti. Voglio che si svegli il mondo intero. Così sveglierà tutta la famiglia. Sì, voglio che la testa mi scoppi. Che non smetta mai di pensare. Il mio cuore non smetta di provare tutto quello che prova per te. Su, rientriamo. Rientriamo, fa troppo freddo e rischi di ammalarti. Andiamo, andiamo. Ma io sono già ammalata d'amore per te. Grazie infinite per il miracolo che avete fatto! Di niente! Flor, che fai, amore mio? Parli con le piante, sei impazzita! Flor, luce della mia vita, contagiami anche con un solo pizzico della tua follia. Sei sicuro di quello che mi stai chiedendo, Federico? Sicuro che non ti pentirai una volta che sarai impazzito? Delfina? Non è in camera. Fa freddo, chissà se pioverà o non pioverà. Delfina! Che c'è? Non immagini cosa ho visto. Cosa? Flor, là fuori. Bello. Si sta abbracciando e sta baciando il tuo Federico! Cosa? Guarda, là sotto. Lì!
qui non c'è nessuno, mamma. Saranno andati via, ma fino a un attimo fa erano lì a baciarsi, non te lo giuro. Non dire stupidaggini, per favore. Quella piccola peste intrusa e impicciona. Sai a chi fa la corte adesso? A Franco. L'unica cosa che le importa sono i soldi dei Fritzenwalden e ci sta provando con ognuno di loro per vedere quale riesce ad agganciare. Non dire sciocchezze. L'unico che le interessa davvero è Federico e la colpa è tua per averle lasciato il campo troppo libero. Cosa avrei fatto io? Niente. Ecco che cosa hai fatto. Niente. Stupida! Ah, no! Non ti azzardare ad insultarmi, non sono Sofia! E invece siete proprio uguali. Assolutamente, cara. Io ti credevo capace di trattenere Federico, ma a quanto vedo ti ho proprio sopravvalutata. E che cosa avrei dovuto fare? Sentiamo. Ah, lo so, non dirmelo. Avrei dovuto fare la paralizzata per poi farmi scoprire dopo 10 minuti, così come è accaduto a te. Non fare la presuntuosa. O usi l'artiglieria pesante come ti ho detto, o lo hai perduto. E per sempre. Forza, veloci, staccare da qui. Noi ci proviamo, ma anche tu devi collaborare. Incollata a non potere muovermi. Insomma, si può sapere perché gridate tanto. Ah, ma guarda in che situazione si è infilata la povera Greta. Non essere affatto divertente, malavita. Avevo detto di mettere la colla sulle zampe, non sulla sedia. Essere stati fermi. Ma non era per te. Chi ti ha detto di sederti lì? E allora per chi era? Lo scherzo era per me? Era questa la cosa che volevate farmi vedere? E allora, piccoli tesori, questo vi dimostra che Mala la Torre Soviedo de Saint-Jean è una donna che cade sempre in piedi. Attento, Nico, attento! Togliatemi di dosso questo mustantesco! Togliatemela di dosso! Quanto pesate! Coraggio! Prendi dal letto! No, non stare bene! Stare bene solo quando fare pagare a questi due diavoli tutto quello che hanno combinato! Cretina! Vinconcio per otto per feste, io capito? Smettetela! Chiudi la bocca. Oh, Federico, sono così felice. Io lo sono anch'io, sono così felice. Sono così felice, infinitamente. Tu sei così diversa e... Così tua, Federico. Dimmi che senti per me quello che io sento per te. Sì. Sento che sono completamente pazzo da te, Flor. Hai cambiato il mio cuore, la mia testa, la... La mia vita intera hai cambiato. Dimmi che non ti sei pentito, perché senza di te muoio. No. Non cambierai idea, no, vero Federico? No. Non ho nulla da temere. No. Il mio amore per te è la cosa più sicura di tutta la mia vita. Però... Però cosa? Però io non... Però che? Flor, però non voglio... ferire nessuno con i nostri sentimenti. Capisci? Stai parlando di Franco? Sto parlando di Franco e... E di Delfino, ovviamente. Capisci? Sì. Cosa ci fate voi due qui? E niente, signorina Delfina, io devo spiegare prima di... Rita, perché hai addosso quella tuta da scherma? Gliel'ho data io. Amore mio, tu con il tuo spirito da insegnante sei delizioso, ma devi sapere che bisogna avere un certo livello intellettuale affinché si riesca a raccogliere l'essenza delle regole. Sì, bisogna avere un certo livello. Già. Togliti quella roba di dosso. Sarà meglio, non credi, amore? È un po' tardi per fare lezione. Sì, Flora. Delfina ha ragione. Vai pure, noi dobbiamo parlare. Bene, per qualsiasi cosa... Oh, vita mia, abbracciami forte. Ho tanta paura dei temporali. I tuoni mi hanno sempre terrorizzato. Titina! Ciao. Ciao. Dormito bene? Non c'è tua madre? No. Che buon umore, dico, con questo tempo. Naturale che sia di buon umore. Perché sento che finalmente la mia vita si sta normalizzando. Mi sento più vicina a mia madre. Che potrebbe anche essere così per sempre. Visto che si è aggiustato tutto, possiamo tornare a parlare di noi. Sofia, dimmi qualcosa. Amore mio, non lasciarmi.
lasciarmi, non lasciarmi, mi fa paura. Ti prego, Delfina. Non lasciarmi. Ora, per favore, cerca di calmarti, perché non succederà niente. Ascolta. Io mi tranquillizzerò solo se mi dici che stanotte posso dormire con te. Per favore, ho bisogno che tu mi abbracci forte, che ti prenda cura di me, che Delfina, tu mi protegga. Delfina, amore. Delfina, sì. Ti prego, calmati un momento, ci sono cose importanti di cui dobbiamo parlare. Ascoltami. Sì. È importante. Siediti, per favore. Sì. Le cose tra noi non sono più come prima. Non capisco. Non capisci. Vediamo come te lo posso spiegare. Perché non mi hai detto che non eri stata tu a baciarmi durante il ballo? Fermi! Ma cosa succede? Perché tanti grida? Che avete fatto? No, amore mio, io ti lascio con i bambini, continueremo il nostro discorso. No, no, Delfina, no, Greta, per favore! Ma insomma, che cosa avete fatto? Greta, ci vuole picchiare! Questo essere grave, gravissimo! Essere più di tradimento! Essere grande no, tradimento! No, la colpa è sua, che è andata a sedersi dove non avrebbe mai quando dovuto, è colpa sua! Quando io avere grosso patipagni e poi sculacciare come meritare! No, Greta, per favore, no, Greta! Piano, piano! Smetti di saltare, spiegati, non ho capito niente! Io ero qui tutta tranquilla, che mi facevo una buona dormita. Poi sei comparsa tu e mi hai detto... Che mi ha baciata? Federico mi ha baciata. Titina, non ci posso credere. No. Sì. Non dirmelo, Flor. Federico si è lasciato andare. Sì, mi ha baciata. Si è lasciato andare con me, proprio con me, davvero. E la cosa più importante di tutto questo è che tu hai dei poteri e dobbiamo approfittarne. Oh, amore. Sono così felice per te. Tu meriti tutta questa felicità che stai provando. Non lo pensi anche tu, vita mia? Sì, è così. E non potrei essere più contenta. E tutto questo grazie a te, tesoro. Non solo, però. Il vero artefice di questo è l'amore. L'amore che la tua mamma dal cielo ti sta dando. Ti sta proteggendo. Devi ringraziare lei per tutto questo. Beh, raccontami. Hai già preso a calci la figlia della strega cattiva? No, ancora no. No, immagino come starà quando la liquiderà. Farà un muso lungo così. Titina! Oh, quanto mi dispiace. Il ragazzino, quello dagli occhi turchesi, col tesoro, no, lui ci avrebbe tenuto aspetta, tanto. Aspetta un secondo. Frena, 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 perché ancora non lo sa nessuno. Flor, vuoi dirmi che la cosa non è ancora pubblica? No! Non l'abbiamo detto a nessuno perché io... Cioè, a me della strega non importa, non voglio ferire Franco. E dimmi, tu hai paura di rivelarlo? No, non ho nessuna paura, questo è il giorno più bello della mia vita. Mi ha baciata, lo capisci? Sì, che ti capisco. Chi ti ha baciata? Ah. Molto bene, io me ne vado, levo il no, disturbo Titina. Sì, devo andare, vi lascio da soli così potete parlare, chiarirvi, spiegarvi. Però... Ciao, chi belli, ci vediamo, ciao, ciao. Flor, chi ti ha baciata? Non mi guardare così, Franco. E come vuoi che ti guardi? Hai appena detto che qualcuno ti ha baciato. Aspetta, e non mi vuoi dire chi è? Non ho detto che mi ha baciato qualcuno. Ho detto che mi ha baciato la fortuna, perché tu hai messo quella plastica lì e allora non entra il freddo. E per questo io stavo ringraziando te e la mia fortuna, perché non mi ammalerò, capisci? Beh, allora mi fa piacere di contribuire anch'io a farti restare così bella e forte. Sono salito per darti il bacio della buonanotte. Ah, Franco, come posso dirtelo senza ferirti? Flor, cosa c'è? A cosa stai pensando? Che è tardi, è meglio andare a dormire perché siamo tutti molto stanchi, ciao. Va bene. Il bacino? Ciao. Ciao. A domani. A domani. Che ci fai di qui? Niente, ho salutato la donna che amo. Tu che ci fai qui? Rispondi, Federico. No, rispondi a me, te l'ho chiesto prima io. Cos'è, un gioco? Non smettetela, fai il bambino, te lo rispondi io. Smettetela di litigare o fuori tutte e due. È lui, ma ti sembra il modo. Oh. Insomma, dico... Adesso parto, andate quando in fai... camera vostra a dormire senza fiatare, forza! Ma dico, se questo è il modo fra fratelli, mi fate sentire quasi in colpa. D'accordo, va bene, io me ne vado. Ma perché me lo chiedi tu? A domani. Ciao, a domani. Ma anche tu te ne vai, eh? Sì, sì.
Mi fa una pena, Franco. Anche a me fa molta pena, ma... Federico, ma cosa ci posso fare? Io voglio stare con te, voglio che lo sappiano tutti. Hai già parlato con Delfina e con sua madre? No, non ancora. Non ci sono riuscito perché mentre stavo per farlo è intervenuta Greta per un problema coi bambini, ma domani glielo dirò senz'altro. Davvero? Davvero. Glielo dirai? Sì. Ah, Federico. Anche se cadesse il cielo con tutti i pianeti, io glielo dirò, contaci. Che meraviglia sei. Anche tu sei meraviglioso. Andiamo a dormire? Andiamo a dormire. Fai sogni d'oro, Flora. Anche tu, amore. Allora sognerò te. Tutta la notte. Ciao, ciao, signor Freezer. Stavo parlando con te. E allora con chi stavi parlando? Non avrai mica la febbre? No, non ce l'hai. Con chi parlavi? Con nessuno. Con nessuno. Roberta, sai che notte è questa? È la notte più felice della mia vita. Tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor, te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces. Ti amo, Federico. Y ya te reconocí. Ti amo. Mi amor, te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Amalietta, dove vai? Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, sì. Amalietta ha detto? Sì, Amalietta. No, 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 non si preoccupi, sono quasi arrivata, stia pure. No, lascia fare, vado io. Bene, come preferisce. Con permesso. Con permesso. Cosa? Cosa? Ah, si è pentito, vuole che vada io. No, stavo pensando... A cosa? Avrei una domanda. Flora si è svegliata. Flora? Sì. Mi sembra di sì. Vuole che le dica qualcosa? No. Allora vuole che apra la porta? No. Allora che vuole? Niente, voglio farti una domanda. Sentiamo. Delfina si è svegliata? Non so se stia ancora russando come un orso come fa sempre. Ho capito. Vuole che vada a svegliarla? Mi precipito! No. Vuole che le mandi Flor? No. Allora apro la porta? No. Ma che cosa vuole che faccia? Niente, non fare niente. È quello che sai fare meglio. Ma impazzire! Tranquilla, rilassati. Sembra facile. Vediamo chi è. Mattias. Ciao, Federico. Che bello vederti. Ieri sei scappato veloce, come un fulmine. È che dovevo andare... Non devi darmi spiegazioni, non c'è bisogno, amico mio. Piuttosto ho qualcosa da dirti, ed è molto importante. Anch'io devo parlarti. Cosa c'è? Questa sera parto per la Germania. Cosa? Su, Delfina, calmati, qualche cosa ci verrà in mente. Come vuoi che mi calmi? Ieri sera Federico stava per lasciarmi e se non fosse stato per quei mocciosi che sono entrati mi avrebbe liquidato. Ma oggi che cosa farò per fermarlo? Io? E non venire a dirmi te l'avevo detto perché non lo accetto. Allora nemmeno intervengo, mia cara. Oh no, mamma, per favore, aiutami, io muoio se perdo la fortuna di Federico. E poi lo amo così tanto. No! Ti prego, lascia stare, niente commedia con me. Tu sei una ragazza intelligente, come la tua mamma. Per cui usa l'espediente più convincente che ti ho detto o sarai finita. Sta a te decidere. Non posso credere che ancora stiamo parlando di questo. Sei stato tu ad insistere con me perché mi decidessi a parlare con Flor. Le aprissi il mio cuore e le dicessi tutto. E ora te ne vuoi andare, ma perché? Sì, lo so la delusione che ti do partendo per la Germania. Ma è una decisione che ho già preso. A me sta bene, io appoggio la tua decisione. La sola cosa che ti sto chiedendo, Mattias, è che tu posticipi, che... Non puoi aspettare un altro po'. Che testone sei, hai... Tanta fretta. È normale che abbia fretta, Federico. È normale ed è un mio diritto.
Forse non te ne sei accorto, ma sono da anni al servizio di questa casa come un soldato. Sempre e solo al tuo servizio. Ti costa tanto capire. Ora voglio pensare un po' a me. Va bene. Mi sorprende ciò che dici. Io credevo che lo facessi perché ti veniva dal cuore, perché eri mio amico. E invece... Se l'ho fatto è perché sono tuo amico. E come amico ora ti chiedo che tu mi capisca, senza creare complicazioni. L'unica cosa che ti chiedo è di posticipare un po' la partenza. Per favore, Mattias, la mia vita sta cambiando. Io voglio che tu ci sia, perché tu veda, voglio che tu con mi veda felice. Con il tempo mi capirai e mi darai ragione. Dammi retta. La cosa migliore è che io me ne vada. Per il bene tuo e della tua famiglia. Cosa vuol dire? Non ti capisco, io non... Forse non mi sono spiegato bene, forse non sono stato chiaro. Tu sei il mio migliore amico, io farei qualsiasi cosa per la tua felicità, qualsiasi cosa. Per questo insisto, per favore, Mattias, da amico, aspetta ancora un poco. Aspetta che si sistemino le cose. Per favore. No, mi dispiace, ho già preso la mia decisione. Io parto. Ti amo! È il momento più bello della mia vita! È il momento perché, più bello mia cara Fumi, senta essere vita. Così allegra? Ah, Greta, la vita è meravigliosa e voglio viverla, viverla fino salve in fondo! A tutti! Buongiorno, ragazzo mio! Buongiorno! Mettetevi a tavola! Buongiorno, Flor! Avere fame? Buongiorno. Allora, mettetevi a tavola! Ciao, Flor! È tutto pronto e dopo andremo a fare una passeggiata! Io ho l'allenamento, ma se vuoi vengo a spasso con te, rinvio nai, tutto, nai, Flor! Nai, devi tenerti in allenamento! Avanti, mangiate e non lasciate niente! Bene, ragazzi, che siete tutti qui! Ma che felicità! Ah, quanto sono contenta! Quando ci perdonerai per la storia della colla? Mai! E tocca mangiare con bocca chiusa! Io non poter stare arrabbiata troppo grande, a lungo con Greta. I miei bambini! Tesori miei! Ah, sì, bisogna abbracciarsi, bisogna volersi bene! Buongiorno! Ah, buongiorno, signor Fedor. Buongiorno! Le verso subito il suo caffè. Grazie. Signor Freezer. Cosa stai facendo, Flor? Aspetta! Ah, che sbadata! Va bene, non fa niente. Federico. Sì, Flor, non fa niente. Scusi. Federico. Sì, sì, Martin, Federico, che c'è? Che senti, devi dirmi? Oggi farò tutto quello che mi hai detto, eh? E io cosa ti ho detto? Possibile che non lo ricordi di affrontare Paz una volta per tutte. Sì, è Paz. Sì, già. Mi passi mi sembra lo un'ottima idea, è giusto che un uomo... Che ama si mette in gioco completamente. Vieni. Va bene. Nico, mi accompagni? Mi farai da accompagnatore in caso di necessità, da sostegno. No. Buona fortuna. Ciao. Ci fate posto, per andiamo. Favore, vieni, signori. Mamma. Siediti sì, e prendi qualcosa con te, il calcio, così ti si fortificano le ossa e la mente si robustisce, i muscoli si chiudi la bocca, fai la tua colazione e fila a lavorare. Sì, mamma. Bene. Silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Fate molta attenzione. Quello che vi dirò è molto importante. Ti sembra il momento opportuno, Federico? Delfina non è scesa a colazione, non te ne sei accorto? Sì, me ne sono accorto. E cosa importa? Avanti, Federico, ti ascoltiamo. Un momento, per favore, un momento, per favore. Florencia, fidati di me, va tutto bene, stai tranquilla. Su, quante smancerie, Franco, che devi dirci, un coraggio. Ma... Ascoltate, Mattias andrà a vivere in Germania. Cosa? Come va a vivere in Germania? E tu non hai provato a fermarlo? Io non posso proibirgli nulla, lui è una come? Persona adulta, può ma fare sì quello che gli pare. Ma sì che puoi proibirglielo, è tuo amico, deve restare con noi. Se ne va per colpa mia. Cosa? E cosa c'entri tu con questa storia? Io devo chiarirmi con Mirta, perché non è possibile che voglia mettermi il collare da fidanzata ufficiale. Mi capisci, no? Io non... No, io spero tutto al contrario. Voglio che mi metta il collare, la catena e che mi porti fuori a passeggio tutte le sere. E, beh, forse ho un po' esagerato. Fai finta di niente, ti prego, fai finta di niente adesso. Scusa, ma che succede? Laggiù c'è Mirta, non voglio che mi veda e siccome non ho deciso, non voglio scusa, troppe domande. Come non hai deciso? Il fatto è che io stesso non capisco perché... Perché prima stavo male, perché non mi filava nessuna e ora sto peggio perché mi avanzano. Non capisco. Tu hai seriamente bisogno di uno psicanalista. Tu dici? Scusa, ma devo andare a buttarmi a pesce come mi ha consigliato Federico. E speriamo che funzioni. Oh. Beh, credo che non sia il momento migliore.
Mattia, se vuole andarsene per colpa tua, è ovvio. Non è ovvio per niente, Maya. Mi hai detto poco fa che è tua la colpa. Sì, per colpa mia. Perché tu me lo hai messo alle costole. Per questo vuole andarsene. Si è stancato. No, non se ne vuole andare per questo. Vuole andarsene perché ha litigato con Nata ed è per questo che... Ma che mi prendi in giro? Per Nata? E tu gli credi? No, non gli credo. Bene. Ma che riguardi te, non è possibile. Come non è possibile? Mattias è come uno di famiglia. È un Fritzenwalden. Ho bisogno di parlare con lui. No, 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 perché se non l'ho convinto io, non potrei convincerlo nemmeno tu. E tu vuoi lasciarlo andare via così? Sei davvero insopportabile. Maya, stai attenta come parli. Sono il tuo fratello maggiore, è chiaro? Io penso a lui, gli voglio molto bene, è il mio migliore amico. Ma non posso cambiare una sua decisione. Non puoi fare niente. Sì, certo, come sempre. Fine della conversazione. Ehi, di casa! Buongiorno, come va tutto bene? Vale, vieni via. Sì, vengo, quanta fretta. Che mattinata, eh? Ciao, signor Federico. Ciao, signora Florenzia. Come hai dormito? Molto bene, e tu? Bene, sì. Mi fa piacere. Appena Franco tornerà dall'allenamento andrò a parlare con lui e... Adesso vado a parlare con Delfina. Ottima idea. Grazie per il caffè. Mi dici una cosa, Flora? Cosa? Ti amo così tanto, e tu? Infinitamente. Bene. I tuoi preparativi proseguono. Te l'ho già spiegato, ora devo pensare solo a me. Certo. Non complicarmi le cose. Vedo le questioni in sospeso e le risolvo prima di partire. Risolvi, risolvi tranquillo. Comunque oggi stesso penserò a trovare un altro avvocato. Uno che non mi abbandoni all'improvviso. Se hai bisogno sono nello studio. Sì. Vai pure. Delfina, sono contento di vederti perché vorrei finire la nostra conversazione. È molto importante per me. Sì, anch'io ho una cosa molto importante da dirti. Non sono riuscita a dormire tutta la notte. Neanch'io ho dormito. È positivo che siamo d'accordo. Chi comincia? Io. È una cosa troppo importante. Anche per me è così importante che sarà meglio... Ho un ritardo. Sì, amore mio. Credo di essere rimasta incinta. Lo avrebbe mai detto, no? E pensare che solo qualche giorno fa abbiamo assistito ad un parto e ora tocca a me. È come un segno del destino. Sì. 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 Vero, amore? Quando ripenso a quanto sono stata stupida l'altro giorno, vorrei sprofondare, ma ora capisco perché ero così nervosa. Era questo nuovo stato che mi faceva sentire diversa dal solito. Certo, ma capisco, però Delfina, aspetta a parlare. Cosa? Aspetta. Forse potrebbe non essere un ritardo, potrebbe essere un errore. No, non è sicuro sicuro. Certo che no, però noi donne abbiamo come un sesto senso che ci dice se siamo incinte veramente. Oh, vita mia, amore mio. Sei contento? Io dico che se questo è vero, se è come io penso, sono in ottime mani e tu sarai un grande padre. Qualcuno avrà un problema. Veramente non capisco. Ti ho vista baciare quel ragazzo e sembrava che andasse tutto bene e tu mi dici che va male. Vedi, Martin, il fatto è che non ha avuto alcuna importanza. Nel senso, io pensavo che mi sarebbe piaciuto, ma non è successo. Perché se un ragazzo, uno che mi piace, mi bacia, non sento niente, ho un problema io? No,
No, sicuramente non sei innamorata di lui, punto e basta. Forse ti sei solo presa una cotta, niente di più. L'amore vero è un'altra cosa. Ah, e dimmi, come faccio a passare dalla cotta all'amore vero? Mirta! Ciao, Nicolas. Ciao. Sto ancora aspettando la tua risposta. Sì, sì, giusto, appunto. Giusto, appunto, io... Allora ti ascolto. Io, come ti dicevo, io vorrei dirti... Dimmi, ti ascolto. Che... Un figlio da delfina, Mattias, non ci posso credere. Perché doveva capitarmi proprio adesso, quando sto così bene con Flora? Mi dispiace molto, davvero. Se ti dispiace, perché mi abbandoni? Io non posso risolvere i tuoi problemi. Nessuno può. Forse è un falso allarme. Lo vorrei. Come posso essere così cinico? È mio figlio. Sì, avanti. Signor Freezer, posso entrare? Le ha portato un tè. Lascialo là. Non trovo il cellulare, vado a cercarlo, scusate. Che sbadato. Vieni. No, aspetta. Tieni. No, aspetta. Flora. Che cosa c'è? Flora. Con Delfine... non ci ho ancora parlato. Non importa, purché lo faccia prima del matrimonio. Il nostro. Posso aspettare. Torno a lavorare, se no Greta si arrabbia. Flora? Sì? Grazie per il tè. Di niente. Oh, alberello mio, sono così felice, così contenta, non ci posso credere. Non avrei mai pensato che questo sarebbe potuto accadere. L'unico per cui mi dispiace è Franco. È così dolce, non merita di soffrire per colpa mia. Anche Federico è triste per questo, mi dispiace. Alberello, non puoi aiutarlo tu a dimenticarmi? Grazie. Ah, sono così felice che perfino Delfina mi fa pena. Pensa quando lo verrà a sapere, impazzirà di rabbia. Floresia? Ah, Titina, come va? Bene, amore. Dimmi, come vanno le cose a casa? Le streghe, madre e figlia, sono già salite sulla scopa per buttarsi dalla finestra, no, spero. No, Federico ancora non ha parlato con loro. Oh, ma come ancora non ci ha parlato? Ma cosa aspetta? No. Di arrivare in chiesa e dirglielo tramite il prete? Non capisco. Dagli tempo, è difficile dire una cosa simile, non è così facile. Beh, sì, lo so che è difficile. Ma il fatto è che sono così contenta per te che non ne hai idea. Ehi, non senti qualcosa? Sento qualcosa. No, cosa? No, no, è qualcosa di strano che mi sta succedendo. Tu lo sai che sono sensitiva. Qualcosa non mi quadra. Sento come... Che senti, Titina? Oh, ciao. Ci vediamo più tardi, ma io non so, sento qualcosa. Io voglio te, sai perché? Perché ti amo. Che cosa hai, Nata? Niente, niente, non sopporto che Mattias mi abbia lasciata, capisci? Non è giusto, andavamo benissimo. Certo che non è giusto, come puoi pretendere giustizia con Maya di mezzo? Non mi nominare quella persona. Oh, Clara, ti giuro, non so se Nata, devo parlarti ma... subito. Non posso, sono per occupata. Favore, urgente. Non ti sento, invece non ti sento, sì, non Mattias ti sento. Parte per sempre. Cosa? Dai, Nicolas, dimmi quello che mi devi dire. Non ci girare più intorno. Hai paura di me? No, no, come potrei avere paura di te? No, io ci ho pensato, pensato e poi ripensato e ripensato. Dimmi, e pensato poi... a cosa?
ho pensato e ripensato che mi voglio fidanzare con te sul serio, questo voglio. Buona, tanto affetto mi impressiona, Delfina, ma ora basta, ti prego. Mamma, fatti abbracciare, per favore, tu sei un genio, sei un genio! Il trucco del bimbo ha funzionato alla perfezione. Più che un genio, ho una certa esperienza. So molto bene che cosa serve per catturare un uomo. Non immagini come sta Federico, non lo immagini? Oh, povera me. Il solo pensiero di avere un bambino qui dentro mi fa venire la pelle d'oca. Quello che tu provi non importa, devi continuare la commedia, perché manca molto poco che il pesce a bocche. Oh, sarà il pesce. Chi è? Scusa, Malala, Delfina? Amore, sì, accomodati. L'ho appena detto a mammina. Anche lei è tanto felice. Ah, Federico, la sola cosa che non posso perdonarti è che tu mi abbia reso nonna ancora così tanto giovane. Però diciamo anche che questo non è del tutto sicuro, no? Andiamoci cauti. No, amore mio, non è sicuro. No. Proprio per questo mi piacerebbe, se potessimo, averne la certezza e andare da uno specialista che ci chiarisca le idee. Che cosa dici? Oh, vita mia, che ansioso che sei diventato. È solo un ritardo. Diamo tempo al tempo, va bene, amore? No, non voglio dare tempo al tempo. Per favore, andiamo oggi da un medico e che confermi oggi che sei incinta oppure no. Non voglio nessun dubbio. Va bene. Potrei sbagliarmi? Delfina, che cos'hai? Un po' di nausea. Scusate, mi viene da... Scusate. Non è niente, amore mio, è normale. Nei primi 3 mesi di gravidanza. Federico, mio caro, spero che tu non stia pensando di annullare il matrimonio. Come può venirti in mente? Ma vado a vedere come sta la mia bambina. Ah, per favore, speriamo che non sia... Ma come posso essere così egoista? Perché vieni a parlare a me di Mattias? Non hai saputo che mi ha lasciato? Sì, lo so, ma forse tu puoi convincerlo a non partire. Maya non sa più cosa fare per farlo restare, per questo è venuta a chiederti aiuto. Non mi importa, che se ne vada dove gli pare, non mi importa né di te né di lui. Dai, Maya, che bisogno avevi di venire qui? Se ti piace Mattias, non dare fastidio a lei. Perché ti intrometti? Ma non le piace, è solo una cottarella. E tu sta zitta, Vale. Potete andarvene tutte e due e lasciarmi in pace. Forza. Per questo Mattias ti ha lasciata ora, capisco. Non toccarmi o ti spacco la faccia. Provaci. Non vuoi vedere? Fermi. Su. Ehi, che sta succedendo qua? Chiedilo alla tua ex. Non ne vale la pena. Franco, com'è andato l'allenamento? Quale allenamento, Flor? L'allenamento? Ah, certo, sono arcistufo dell'allenamento. La verità è che sono stufo, stanco, non mi va più. Come fai ad essere stanco del tennis? È la tua vita, il tuo piacere, la tua passione. No, tu sei la mia passione, tu sei la mia vita, Flor. E devo dirti una cosa. Cosa? No, fammi indovinare. Mi vuoi dare una possibilità per dimostrarti ancora quanto ti amo? O no? No, non è questo. E allora cosa? È che... E facciamo in un altro modo. Io voglio dirti che ti voglio molto bene e che ti ringrazio per tutto quello che fai per me. Davvero? Sì, e che sinceramente... E non hai ancora visto il meglio. Va bene, vado di sopra. Bravo, bene, okay. Un bacio per questo suddito fedele. No, Franco, il campanello, vado, Flor, ad aprire la porta. Vado a farmi una doccia. Una bella doccia fredda. Buonasera, chi cerca, signore? Buonasera anche a lei. Sto cercando una signorina che si chiama Florencia Fasarino. Sì, sono io. Cosa desidera? Perché mi guarda e sorride? Perché io sono venuto a portarle un messaggio. Ah, bene. Un messaggio cantato. Come? Posso? Prego. Anche se in mare è, anche se in mare è, anche se in mare è, lui pensa alla sua Flor. Anche se in mare è, anche se in mare è, papà pensa sempre a te. È
un messaggio del mio papà. E lui dov'è? No, no, Non c'è. No, non è venuto. Come non è venuto? No, lui non è venuto. Lui... Non verrà. No. Va bene, si accomodi e mi racconti tutto. No, no, sto bene qui. Sto bene qui. Ma... Che le prendi? Che cos'è? No, no, niente. Un piccolo giramento. Ma lei è bianco come uno straccio. Non vorrà svenire, deve parlarmi del mio papà. No, 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 è sicuramente un po' di fame. Allora andiamo in cucina, le darò qualcosa da mangiare. No, la prego, non voglio disturbare. Lei non disturba affatto, mi racconti tutto su un padre. Ma io non voglio basta disturbare. Basta con i complimenti, venga da questa parte, mi segua. Che bella casa. È bella, vero? Sì, mi racconti, sono tutte orecchie. Oh, Achtung! Greta, spostati! Piccola. Dov'è Mattias? Poco fa è stato in studio, perché? Che ti importa, Greta? Ma certo, a me cosa importare, perché domandare qui tutti i mali. Mattias! Mattias! Non chiudere a chiave! Fammi entrare! Mattias, per favore, aprimi! Voglio parlarti! Cosa faccio adesso, mamma? Parla, perché l'idea è stata tua! Ora devi aiutarmi a portare avanti la commedia della gravidanza! Va bene, abbassa quel dito, perché non mi piace! Trovato un lampo di genio! Sono davvero un genio, ma come faccio? Parla! C'è sempre un medico, tanto bisognoso, con la voglia di guadagnarsi qualche soldino. Sì, ma va trovato immediatamente, perché Federico mi porterà dal suo medico in qualsiasi modo. Dobbiamo anticiparlo, per favore. Permesso, posso entrare? Lo ha già fatto. Cosa ci fa qui, Ponsela? Ho visto la luce accesa sulla scena del crimine e sono salito per catturare i sospettati. Buona, vero? Sono qui per darvi gli ultimi aggiornamenti. I miei agenti esterni stanno cercando informazioni sul soggetto maschile Lorenzo Monaco. Fino ad ora, nessuna novità. Ce n'è una per lei. Oh, che grande che è! Ponsela! Nicasio Ponsela! Come suona bene come medico ostetrico! Come? Ecco un bel panino, eh? No, no, non credo che potrò mangiarlo, perché dopo tanto tempo senza mangiare lo stomaco si è chiuso. Ma proprio per questo, avanti, mangi, coraggio, si sieda, mi racconti di mio padre, come sta? È ancora in alto mare? C'è un indirizzo dove posso scrivergli? Piano, piano, io rispondo a una sola domanda alla volta e non a bocca piena. Beh, ma allora non mangi, perché devo chiederle un sacco di cose. Dunque... Avanti, non vorrà mica morire proprio adesso. Avanti, sputi! Cerca di avere avanti! Pazienza. Cosa c'è? Cosa fa qui? Questa è strana. Titina! Chi è? Non dirgli così, poverino. Non vedi che sta per soffocare? Tossisca! Si può avere un po' d'acqua, per favore? Chi è? Parlo male. È una persona che mi ha portato notizie del mio papà. Del tuo papà? Sì. E allora che ti ha detto? Come sta? Sembra che stia bene. Ah, che gli manco molto. E a te? Lui ti manca? Mi manca moltissimo. Tanto, tanto, quanto non lo immagina. Mi scusi? Sì? La conosco per caso? No, no, come fa a conoscermi? Che bello quell'albero, eh? Che strano. Quale albero? Quello. Quello è il mio albero, è magico. Ah, è magico, sì. Perché? Venga, mi segua, usciamo. Quel tipo ha qualcosa che mi è familiare. Salve. Come va? Bata. Julian, il nuovo incaricato per i fiori. Ah, il fioraio, diciamo, giusto? Esatto. Io lavoro al mercatino dell'antiquariato. Ah, il proprietario è un tipo difficile, ma se ci sai fare, va tutto bene. Sì, lo conosco bene. Ehi, com'è qua? Ci sono ragazze interessanti. Molto interessanti, belle ragazze. Siamo tutti amici qui, nel chiosco, ah, sì? A Bonafide. Mia madre è il negozio di parrucchiera. Se qualcuno ha bisogno, ci riuniamo, ne parliamo e lo aiutiamo, eh? Vieni, ti presento tutti. Ragazzi! Ehi, Faccia, vieni! Questa è Ciao, Faccia, piacere. Lui è Julian. Salve. Nata. Ciao. Clara. Ciao. Ciao. E la più bella, Ciao. Sofia. Sofia, come stai? Bene. Belle ragazze in questo quartiere. Già. Beh, i ragazzi nuovi non sono da meno. Piacere di averti conosciuto, scusa, ma ora torno a lavorare. Aspetta, aspetta! Scegli dei fiori, te li regalo io. Sono allergica al polline. E chi le capisce, le donne? Eh? Alle 8 di sera io finisco e tu... A che ora finisci con la scuola? Perché vuoi sapere i miei orari? Come perché, Nicolas? Se stiamo insieme sul serio, io non voglio trascorrere nemmeno un minuto senza di te. Ah. Mio bel nasone simpatico. Ah.
Perché fai tanto il misterioso? Non potevamo parlare prima? Beh, perché c'era mio fratello e insomma c'era troppa gente e non mi andava. Ti ascolto, dai, che succede? Sentiamo. Succede che io sento che tra noi, ecco, qualcosa sta cambiando. O per meglio dire, è già cambiata. Certo, certo, siamo più uniti che mai. Sul serio? Anche tu lo senti questo? È ovvio, Martin. Siamo vicinissimi l'uno all'altro. Allora, non avrai nessun problema se ti dico, voglio dire, se ti esprimo ciò che sento, no? Quello che provo. Sì, cosa provi? Provo che... No, no, non posso. Come puoi pretendere che si accorga di te se nemmeno sa quello che ti succede? Sì, sì, posso. Quello che ti voglio dire è che mi sto innamorando. No, che ormai sono già innamorato, pazza, sì. È strano che tutti e due ci siamo innamorati contemporaneamente. Credo che debba essere così perché la cosa funzioni, giusto? Ah, che bello, Martin! Credevo che non l'avresti mai detto. Sono felicissima. Insomma, tu provi la stessa cosa? Certo, certo. Quello che tu provi per la tua ragazza io lo provo per Jonathan. E dimmi, come si chiama? Truffatore! No, così non se ne parla, non ci sto! Con quale faccia pretende più soldi per un lavoretto extra che le sto chiedendo? Ma sono due cose differenti, madam. Una cosa è l'investigazione privata e un'altra molto diversa è farsi passare per medico, eh? Si fattura a parte, non discutiamo nemmeno. No, mamma, lascia stare, non importa. Noi non sappiamo neanche se la ingaggiamo per il lavoro. Anzi, forse chiameremo un altro investigatore. Scusate, che cosa succede qui? E me lo chiede, signore? Congratulazioni! Per cosa? Andiamo, lei lo sa bene, amico mio. La qui stimata vedova del mio grande amico Saint-Jean e la sua cara figlia mi hanno chiamato appositamente. Io, in qualità di ginecologo, ho constatato... Lei è il... Ginecologo, ginecologo e ostetrico, eccellente davvero, di altissimo livello, con riconoscimenti in tutto il mondo. Giusto, dottor Ponsella? Sì, ho visitato la bambina e... Lei sarà padre. Congratulazioni, scommetto che è molto contento, paparino. Capisce perché è magico, perché è nato la notte in cui sono nata? Molto interessante. Non mi dica interessante come chi dice che è matta. Non è una mia invenzione, lui mi ascolta. Non mi dire. Sì, e le dico di più. Esaudisce i miei desideri. Gli ho chiesto un sacco di cose importanti e lui sembra proprio ascoltarmi. Gli ho chiesto che il mio amore si accorgesse di amarmi. E sa una cosa? Se ne è reso conto? Che bello. Che bello. E hai chiesto qualcos'altro? Sì, ma è una cosa più difficile da esaudire. Ho chiesto che torni il mio papà. Ma non lo so, sembra che lui non voglia lasciare il mare per tornare da me. Nemmeno per venire a salutare sua figlia. E a me lui manca veramente molto. E anche tu gli manchi tanto, non sai quanto. Florencia. Florsicuci, così mi chiamava mio padre. Perché lei mi ha... Papà. Como el pájaro y el sol, así soy yo, te estoy buscando.